Dopo l'Italia anche la Germania deve fare i conti con un'economia che arretra. Infatti il prodotto interno lordo tedesco è arretrato ieri dello 0,2%. Il dato negativo è spiegabile con alti tassi di crescita portati ad inizio del 2014. Anche la Francia si trova nella stessa situazione e ciò ha portato ad un deciso ribasso per le borse d'Europa.